interveniamo adesso, interveniamo solo da casa, partiamo da casa, cioè il servizio solo di giorno, ore giornaliere, poi partiamo da casa. L'unica società del gas che opera nel, in centro storico è di Isole ed è in una condizione disastrosa in questo momento. Protestiamo perché ne va della sicurezza della persona e della città, oltre che del lavoro dei lavoratori. Quindi hanno fatto colori, Sì. Una manifestazione di 16 ore di sciopero, le prime 4 sono oggi, proprio perché la prima questione è rimettere al centro le corrette relazioni sindacali che con questa azienda si fa sempre più fatica ad avere. Il pronto intervento, che oggi era, che prima era organizzato in turno, mettendole di giornata, questo provoca un ritardo su una materia così delicata, deve rimanere dentro le regole che Italgas ha con i comuni di Venezia. Le politiche al massimo risparmio che sta facendo l'Italgas e che colpiscono seriamente la sicurezza nella città di Venezia. Sono ormai 10 giorni che c'è il nuovo servizio di reperibilità al posto del presidio permanente a Santa Marta. Inevitabilmente ci sono dei tempi perché parto da casa, perché devo attrezzare la barca, cosa che invece prima erano già nel luogo di lavoro, partivano molto prima. Nell'ultima settimana, da quel che ci risulta dai dati che abbiamo, ci sono già stati svariati ritardi negli interventi anche al di fuori della norma. Il lavoratore dovrebbe arrivare entro un'ora, ma molto probabilmente senza il proprio intervento non ce la farà. Il nostro sciopero, la nostra manifestazione di oggi è indirizzata proprio qui a Venezia perché vorremmo la collaborazione della giunta e dei cittadini in particolare. Il servizio di pronto intervento non è stato sospeso solo a Venezia ma in tutta Italia, senza nessun confronto ma solo con una comunicazione e senza analizzare la morfologia del posto, del territorio, dove può essere importante e insostenibile non avere il pronto intervento come a Venezia piuttosto che a Roma o nelle altre città dove l'hanno tolto. Mancano le assunzioni e non si riesce mai ad avere un confronto con le controparti per analizzare i problemi sia generali che specifici dei posti dove si chiedono gli incontri. Sia Venezia che il Veneto li ha chiesti più di una volta senza mai avere risposta. Gli addetti che vivono abbastanza lontano da Santa Marta, da Venezia, praticamente alle 17 andrebbero a casa, poi dovrebbero ritornare ogni chiamata, cosa che non facevano prima. La maggior parte che abita fuori, penso. Abita fuori, eccetera. E di conseguenza non capiamo sta decisione, come si possa pensare di speculare su 8 addetti, 10 addetti che sono, che garantiscono la presenza entro un'ora partendo da Venezia, quando adesso questa garanzia non può più esserci.